Mario Brega ci ricorda che la sua mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata piuma, dice lui. Io parafraso qui le sue parole per descrivere la prova di Jakob Fuglsang. Jakob Fuglsang può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stato ferro. Infatti, ai meno 500 metri dalla vetta della Rochefoucauld, dove tutti si aspettavano il suo attacco per mettere in difficoltà quella che è la sua nemesi, Julian Alaphilippe, si è messo in testa e ha imposto un ritmo da lì alla vetta che ha stroncato prima il francese, poi Kwiatkowski e Nibali, così da lasciare solo due corridori alla sua ruota. Ripeto, alla ruota, perché di mettere il naso fuori con quel forcing non se ne parlava nemmeno. Tempo un piccolissimo tratto di discesa e dove la strada ha ricominciato a salire, ecco sgretolati letteralmente anche Woods e Formolo. La cavalcata che da lì lo ha portato al traguardo è partita in realtà da molto più lontano. Parte dalla Strade Bianche, dove trova un Alaphilippe imbattibile, dall'Amstel, dove aggiusta ancora di più il tiro contro il francese, ma si vede sfrecciare di fianco un Mathieu van der Poel pazzesco, e dalla Freccia Vallone, dove sul traguardo meno gradito, e qui lo dico, mettere l'arrivo in salita a Wii o Hans e credere che questo favorisca gli scalatori è una sciocchezza, dicevo, dove sul traguardo meno gradito è stato secondo al solito imbattibile Julian. Sono voluti un paio di tentativi andati a male, ma alla fine Jakob ha trovato la chiave di volta per vincere una grande corsa di un giorno. Bisogna essere de ferro. Piantare sulla salita più dura di giornata un allungo è irresistibile per tutti. Oggi lo ha fatto, anzi, mi correggo, che de ferro, Jakob era d'acciaio. Bene, con questo concludo e vi introduco ai temi caldi di questa settimana di ciclismo. Ciao a tutti e a tutte e benvenuti all'80° episodio di Cycling Chronicles, altra piccola milestone. Io sono Giacomo Lini e sono uno dei conduttori di questo podcast. Dico uno dei perché con me c'è a farmi compagnia per il commento di questa Liegi Baston Liegi, Giuseppe Campolo, meglio noto come Primo. Ciao Primo, come va? La Liegi chi la ama e chi la frega, sto podcast è coatto come Mario Brega. E un saluto a tutti gli appassionati che oggi hanno potuto godere della corsa e al nostro pubblico che ci ha veramente ricambiato in questo mese di aprile. Inizio perché sennò dopo mi dimentico, ringraziando veramente tutti per gli ascolti, per i download. Siamo felicissimi del riscontro che abbiamo avuto. Immagino anche tu, Giacomo, vorrai associare. Sì, assolutamente. Allora, avevamo detto che marzo era stato il mese migliore della storia del nostro podcast. A marzo, aprile lo ha ampiamente battuto e siamo molto vicini a raggiungere una certa milestone, sempre parlando di milestone, che sarebbe veramente, veramente, veramente molto bello per noi riuscire ad agguantare. Ma vediamo se ce la faremo in questi pochi ultimi giorni di aprile che ci restano. Veniamo però a Mario Brega, alla Liegi Baston Liegi, al ferro e alle piume. Oggi era de ferro. Sì, decisamente. Oggi se abbiamo dato 4 stelle a Fuglsang, 5 stelle avremmo dovuto darle a Dio. Soltanto lui avrebbe potuto batterlo, ma ha deciso di graziarlo in quella, per chi ci crede ovviamente, in quella derapata in discesa. Si è salvato un monumento, una corsa, si è salvato anche l'osso del collo. Già si era capito che sarebbe arrivato a quel punto della corsa, ma di fatto lì è stata la certificazione della sua Liegi, un bel colpo di fortuna, ma ampiamente meritato, perché era nettamente più forte oggi, non si può dire diversamente. Ma io sono rimasto veramente impressionato dall'azione di Fuglsang. Prima della puntata ne parlavo brevemente con te, un pochino forse già le avvisaglie c'erano state a Wii, dove veramente quello è un traguardo difficile per un corridore delle sue caratteristiche, che non ha quella capacità esplosiva che ha Alaphilippe o Valverde, o prendete i nomi di quelli che hanno vinto sul traguardo della Freccia Vallone. Dicevo, sono rimasto veramente impressionato perché è riuscito a fare un'azione da scalatore puro, cioè imporre un ritmo che fosse insostenibile per tutti i suoi avversari, però non lo ha fatto su una salita di 4, 5, 6, 7 chilometri come possono essere le salite delle tappe di montagna dei grandi giri, dove si vedono questo tipo di prestazioni, no? Dove vedi, che ne so, faccio un nome a caso, Quintana, che si mette in testa, impone un ritmo alla corsa tale per cui, pur senza fare accelerazioni così violente, riesce a staccare tutti quanti. E lui l'ha fatto in 1,5 km tra la cima della Rochefoucauld e quel tratto in falso piano, dove si è lasciato dietro Formolo, e poi da lì, vabbè, giustamente si è involato. Anche un colpo di fortuna, se vogliamo, quello di riuscire a rimanere in piedi, ma cioè
era veramente meritatissima. Sì, dobbiamo dire una cosa, diciamola. C'è il rischio in queste circostanze di non celebrare non tanto la vittoria, perché quella rimane al di là della conquista, celebrare il gesto tecnico e la potenza mostrata. C'è il rischio di non celebrarle adeguatamente nei casi in cui si parli solo di Fuglsang, che non è il prototipo del fuoriclasse atteso, attesissimo, come può essere Van der Poel, Alaphilippe, Sagan, Gilbert. Sarà solo Fuglsang, per oggi ha fatto qualcosa di comparabile a quello che hanno fatto questi grandi campioni in altre circostanze. Proprio dal punto di vista del gesto è qualcosa di assolutamente comparabile, la supremazia dimostrata sulla concorrenza è stata assolutamente schiacciante. Io credo che questo vada sottolineato, Giacomo. Assolutamente sì, il gesto secondo me da un punto di vista tecnico di valutazione della corsa è stato assolutamente notevole, e questo, dici bene, va evidenziato, così come va evidenziata la superiorità insieme a lui della sua squadra, che giusto, cioè, ha fatto il bello e il cattivo tempo. Sempre parlando con te prima della corsa, io dicevo, ma guarda, lo scatto di Wellens in cima alla Côte de Forge, The Forge, deve essere uno scatto molto interessante, perché aveva colto un momento importante della gara in cui la Filippi era in fondo al gruppo, sembrava poter faticare ed era, poteva essere un buon momento appunto per accelerare. La Stana ha deciso che si arrivava tutti insieme di fatto sotto alla Rochefoucauld, perché lì ci si giocava le carte con Fuglsang, e questo è stato quello che è successo. Cioè, la Stana ha dominato letteralmente questa corsa. Avvisaglie ce n'erano state, diciamo che le avvisaglie sono lunghe un'intera stagione per gli Astana, perché stanno andando fortissimo tutti i loro componenti stanno andando fortissimo, e lo stanno facendo già da inizio anno. Hanno vinto con un po' tutti, anche Fuglsang dall'inizio della stagione dimostra di andare a palla, lo abbiamo visto alle Strade Bianche, lo abbiamo visto all'Amstel, lo abbiamo visto alla Freccia Vallone. Tu prima ancora alla Tirreno, infatti stavo dicendo appunto che tu prima hai parlato di un gesto quasi inaspettato su questo tipo di salite, però sui muri della Tirreno era stato brillante anche lì, quindi non è venuta a caso questa vittoria, non è venuto a caso questo segmento di forma di Jakob Fuglsang. Sono contento che abbia vinto lui. Sì, sono contento anch'io, non solo perché hai preso il pronostico. Mascherina. Preso doppio, paraculo come pochi. Vabbè, mi prendo per il culo da solo quando dico che non arriveranno mai in 10 insieme alla fine della Sanremo, però oggi questo è il podcast dei miei, ve l'avevo detto, sì, cioè sì. Questa puntata qua proprio è dedicata a questo, vincerà facilmente alla Filippi, no cari miei, chi sarà il primo italiano? La Bora, tra l'altro, poi alla fine, io ne parlavo nella scorsa puntata, migliore, nettamente migliore squadra insieme con la Stana, diciamo così, migliore squadra come complesso di corridori. Quattro uomini tra i primi 14, il Formolo che è stato l'ultimo a cedere a Fuglsang in quel tratto duro dopo la Redoute. Fuglsang era andato via con Woods, per cui si è riproposto lo schema dell'Amstel Gold Race, quindi in una prima fase sembrava molto brillante sulla pendenza, poi a un certo punto è stato costretto a desistere. Dopo Woods ha mollato Formolo che è riuscito a resistere comunque in seconda posizione fino al traguardo, in terza posizione Schachmann che ha regolato, se non sbaglio, il primo drappello di inseguitori, sì, davanti a Yates e Woods. E poi nei primi 14 Bora hanno piazzato complessivamente quattro uomini, con un bravo Conrad che si è visto prima in un tentativo, e con Jay McCarthy arrivato 14esimo. Anche per McCarthy una grande corsa, Bora in palla. Jay McCarthy assolutamente inatteso. Comunque veniamo un attimo brevemente allo svolgimento della corsa, perché ci sono stati, intanto dal punto di vista proprio della cronaca, i ritiri di Dan Martin e di Valverde, sono due ex vincitori della gara che quindi erano al via con delle credenziali per fare molto bene, da segnalare appunto in particolare il caso di Valverde ritirato ai meno 105 km. Però quello che ha secondo me segnato particolarmente questa corsa, e anche qua vi dirò, ve l'avevo detto, è stato quello che è successo sulla cotta della Haute-Levé, quindi il trittico Van Stockhoff-Haute-Levé, quando c'è stato un attacco di un gruppo di una trentina di corridori con tanti nomi di primissimo livello
e una quick step che si è fatta un pelino trovare fuori fase, secondo me, in quel momento della corsa, perché non erano compatti attorno dalla Philippe, ma comunque dietro erano loro quelli che dovevano inseguire. Sì, prima si sono trovati davanti con Gilbert e Mas, poi c'è stato un rimescolamento e a quel punto si sono fatti prendere in castagna. È riuscito a sganciarsi un tentativo che è andato più a lungo, però poi hanno dovuto spendere, si sono dovuti spremere, che il vantaggio per loro tirava Vakoc, e il vantaggio era cresciuto, era arrivato a sfiorare il minuto, quindi la situazione rischiava di farsi complicata. Hanno speso tanto e poi sono arrivati sulla Redoute un po' impiccati, con Mas davanti comunque a continuare a fare una buona andatura, Alaphilippe a ruota e dietro Gilbert che inesorabilmente pagava, Gilbert che poi sarebbe rientrato e sarebbe messo anche davanti a un certo punto, però poi di fatto ha dovuto alzare bandiera bianca. Alaphilippe si trovava praticamente col solo Mas spremuto, tutti gli altri, ad esempio Devenins, erano... Anche loro si erano spremuti come limoni nei chilometri precedenti. Sì, ma lo stesso Vakoc che ha tirato per lunghi tratti su Rosier e Maquisard, mi pare, quando è andata via l'azione contro gli altri Lambrecht, De Marchi, Caruso, questi alcuni dei nomi che mi vengono in mente, adesso non me li ricordo tutti, esattamente, dicevo. Vakoc che tirava in quei tratti, cioè era lo stesso Vakoc che se andiamo a rivedere le immagini era in difficoltà all'inizio della cotta dell'Hautelevée, quindi... Cioè, veramente la Quick Step in quel tratto di corsa ha dovuto spendere tantissimo e farsi trovare, cioè per farsi trovare in una situazione tale da poter portare Alaphilippe nel finale come voleva. E chi ne ha approfittato di fatto poi sono stati gli uomini Astana che sono rimasti o all'attacco o sulle ruote, ma hanno consumato, diciamo così, il solo fraile. Avendo tutto il resto della squadra compatta attorno a Qualche Fuglsang. piccolo dettaglio, innanzitutto non ci siamo assolutamente dimenticati di aver fatto una puntata sui reietti, su chi aveva avuto delle grandissime difficoltà fisiche a seguito di incidenti, avevamo nominato Vakoc, cioè sicuramente ti ricorderai Giacomo, e siamo contenti di averlo visto in qualche misura restituito all'agonismo. Poi una nota di merito per Jonny Sagirre, che a un certo punto sembrava assolutamente fuori dalla corsa. Aveva avuto un incidente meccanico, aveva provato a cambiare bici o comunque a rimettersi in sella e poi si è trovato davanti, quindi evidentemente tutti con una buona gamba. E comunque di De Kooning, scusate, si erano spremuti anche in precedenza. Cioè a un certo punto mancavano ancora 100 km dalla conclusione, eravamo intorno nei pressi della Côte de Saint-Roch. Il distacco di 8 minuti dei fuggitivi era sceso a 3 minuti dopo un forcing clamoroso dei De Kooning a seguito di un frazionamento in prossimità del ritiro di Valverde. Ma questo piglio mostrato all'inizio e qualche incertezza al centro, sono stato un po', sinceramente, sono stato un po' preso in castagna anch'io oggi nel tentativo di giudicarli, che la valutazione della loro corsa, secondo me, è molto particolare, molto difficile da fare, come se ci avessero voluto provare, poi a un certo punto c'è stata una sorta di pentimento. Quando c'è stato quel pentimento, qualcuno aveva già cominciato a una sorta di momento interlocutorio, ecco. Qualcuno invece era andato a quel punto e loro si sono fatti sorprendere. Poi è stato duro ricucire, sono stati messi veramente alle strette dagli Astana, che finalmente hanno potuto godere di qualcosa di cui di solito gode il Wolfpack, cioè di una superiorità numerica schiacciante, e il Wolfpack oggi sono stati loro. Quindi c'è stato questo capovolgimento di ruoli che è stato molto interessante nell'ambito di una corsa che è stata tutto sommato globalmente una corsa molto interessante. Su questo punto ci arriveremo. Però voglio ragione subito da parte tua. Proprio subito. Ti do ragione subito da parte Grazie. mia, è stata una corsa assolutamente godibile e devo dire una cosa in difesa dei Koenig, e cioè che sono comunque vincolati, siamo comunque vincolati nella valutazione a quello che ha poi offerto Alaphilippe nel finale, cioè di fatto se Alaphilippe si fosse trovato davanti con Fuglsang perché le gambe gli consentivano di stare davanti con Fuglsang e avesse vinto, parleremmo di una quick step, di una Koenig quick step che ha forzato al massimo, ha raschiato il fondo del barile, ma è riuscito a portare il suo capitano nella situazione ideale. Quindi non mi sento di condannarli completamente da questo punto di vista. Da un lato è vero, era un po' quello che mi sarei aspettato. D'altra parte, però, il senso di mettere giù una corsa molto dura, evidentemente puoi farlo nel momento in cui il tuo capitano ti dà delle garanzie molto lontano dal traguardo. Quindi io immagino che la crisi di Alaphilippe, la non gran gamba di Alaphilippe, sia.